Ciao, siamo Franco e Vane e state guardando I viaggi dell'Arcaperino. Oggi siamo a Santa Pola. Noi siamo qui al bar con due belle sangrie e anche se siamo in terrazza non si può fumare e quindi il nostro ragazzo è nel Deor. Ridotto sul marciapiede. È nel Deor, sul marciapiede, a 50 centimetri da me. Però è fuori dalla zona proibita al fumo, una roba tutto spagnola. Sembra che sia normale qui. Sembra che sia normale, a me fa un po' specie. Dopo aver ben mangiato e ben bevuto, riprendiamo Perino alla ricerca di un posticino dove passare un paio di giorni. Discesa col tramonto. Con conducente ubriaco. Con conducente ubriaco. Tre sangria molto cocchiose. Abbiamo sudato sulla salita. Ciao! Non sappiamo più dove dobbiamo andare, ma ci proviamo. Abbiamo perso tutte le coordinate. Non è di là, sicuramente non era di là. E ti sbagli, perché io anche da ubriaco ho accesso all'orientamento. Il capo dice che è di qua e quindi vedremo. Aia, aia, aia. Sono le 20 all'ora, meno mi sembra. In fondo si intravede il mare. Hola! Che bello sto cagnolino. Difficile riprenderlo con i dossi. Sono belli. Con Shotcut dovrei far smettere il tremolio. Adesso comincia l'era. Adesso comincia il divertimento, la paura. Ricordiamo che noi abbiamo dei freni che non frenano più di tanto. E questa è una bella pendenza. La località alicantina di Santa Pola ha una profonda tradizione marinara. Si inserisce in un paesaggio di grande ricchezza ambientale sulle rive del Mar Mediterraneo. Quella è la nostra playa, dove ci sveglieremo domani mattina. E adesso stiamo tornando a livello mare per cercare un posticino. Guarda che bei colori che stanno uscendo. Wow! Là in fondo c'è pulmini, sì. Camper. Sì, troppa gente. Camion, qua c'è troppa gente. Qua c'è troppa gente, però c'è un bel po' di gente che si è fermata qua. E vi date i camper. Vi date i camper, sono tutti lì. E noi facciamo i bravi. Troviamo un posto dove non è vietato ai camper. Guarda questi colori. Speriamo davvero che Shotcut riesca a togliere il tremolio. C'è ancora gente a fare il bagno, a fare picnic, pescare. Volkswagen. Hola! Siamo arrivati! Noi! Camper ovunque! Troppi, troppi, troppi! Noi vogliamo trovare un posticino. Questo sarebbe l'ideale, vanno via! Thank you.
abbiamo un paio di pescatori che magari non si vedono neanche, e qua è spiaggia tutta nostra, non c'è nessuno. Spiaggia non tanto, però pezzettino di spiaggia c'è. E anche questa volta abbiamo trovato il nostro angolino di paradiso. Qui è tutto tranquillo, ci siamo solo noi, ci godiamo la serata in totale relax guardando di notte il panorama di fronte a noi sulla baia di Alicante. Quando ci siamo svegliati la mattina seguente, questo è stato il panorama che si è offerto a noi. Un bel mare calmo, un bel venticello e delle temperature già calde. Dietro di noi, al di là della strada, partono tutti i sentierini che portano su in cima alla collina per andare a visitare il faro o anche direttamente la cittadina di Santa Pola. La particolarità di quel posto è che è veramente invaso da inglesi. Molti pensionati inglesi si sono trasferiti qua e tre quarti dei locali sono gestiti da inglesi. Dopo una bella rinfrescata in acqua con i nostri cagnolini, partiamo sulla strada alla ricerca di un bar. Hey, ciao. Questa mattina un vigile si è fermato con la sua moto vicino a noi e ha fatto la foto sia al camper che alla sua targa, lasciandoci un po' perplessi, e poi ci ha spiegato che qui il parcheggio è libero senza problemi per i camper, ma si può stare solo 2 giorni, dopodiché bisogna spostarsi per lasciare il posto a qualcun altro, che è una cosa molto carina in realtà. Inoltre il comune di Santa Pola ogni giorno manda delle squadre di persone per svuotare i cestini dell'immondizia e raccogliere le cartacce a bordo strada, che è una cosa molto bella che non avevamo visto da nessun'altra parte. Noi qui ci siamo trovati davvero bene, se a voi piace fare libera vi consigliamo assolutamente questo posto, è fantastico. I nostri 2 giorni qui sono terminati, domani riprenderemo la strada in direzione Cartagena. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Suonate la campanella. Per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita e regalateci un like per l'impegno. Se il video vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto, per l'impegno regalateci un like. Esatto. Per adesso vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo luogo, che sarà Cartagena. Ciao ciao, ciao.